Grazie, scusate il ritardo. Scusate il ritardo, ma la giornata mediamente prevede una decina di incontri e quindi mi scuso, vedrò di essere più breve e più conciso del solito. Parto dalla fine, ero prima di venire qua a una serata bella con Maroni in una casa milanese piena di gente che non ha mai votato Lega in precedenza, erano circa 200 persone, avvocati, commercialisti, notari, quella Milano bene, fra virgolette, che ha sempre guardato la Lega come qualcosa di un po' strano, gente che magari anche con le idee giuste, però a volte con la cravatta un po' slacciata, a cui parte il vaffa, e però ci hanno invitato, pur non avendo mai votato Lega in precedenza, perché concretamente da Lombardi gli hanno detto: abbiamo guardato il programma di Maroni, abbiamo guardato il programma della sinistra, noi ci ritroviamo nel programma di Maroni, il nostro interesse, il nostro futuro è il programma di Maroni. Eravamo lì a parlare con loro, hanno detto: non entro nel merito della Lega, sto giro votiamo Lega e votiamo Maroni perché ci interessa. Ecco, da qui a domenica proviamo anche a Cremona, anche a Crema, a coloro che ancora non hanno deciso, a chiedere un voto di utilità. E quindi, se confronti i programmi, ce n'è uno più serio e concreto e uno diverso. Io sta campagna elettorale mi sono ripromesso di non farla contro gli altri, non mi interessa, non parlo male di Ambrosoli, non parlo male di Bersani, mi spiace che non valga il contrario, nel senso che io ogni volta che vado in televisione, ogni volta che vado in piazza, presento le mie idee sull'agricoltura, sui trasporti, sull'ambiente, e dall'altra parte invece cretini, razzisti, imbecilli, comici, fanfaroni, bugiardi. Io non penso che la Lombardia premierà l'insulto. Siamo lì, non dico che sia un testa a testa, ma siamo partiti indietro, 2 mesi fa eravamo fortemente indietro, a furia di parlare di programmi, di idee, di proposte, siamo arrivati a pari e adesso siamo un pelino avanti. La legge non permette di pubblicare i sondaggi negli ultimi giorni, noi quattrini per far tanti sondaggi non ne abbiamo, ma io sbircio quelli degli altri partiti, così vado, almeno in questo vado a scrocco, e ho visto che i sondaggi variano il vantaggio di Maroni fra l'1 e il 2,5%.